costruire abusivamente significa molte cose. Significa non solo deturpare il paesaggio, distruggere una bellezza che è di tutti, ma significa spesso produrre anche insicurezza. È di questi giorni, purtroppo, l'ennesima tragedia legata al dissesto del territorio. A Ischia è morto un signore per una frana. I condoni non hanno funzionato perché, con dati alla mano del bilancio dello Stato, intanto non hanno incassato quello che avevano previsto. Variano tra il 38% e il 71% nel migliore dei casi, ma parlo anche di altri generi di condoni, non solo condoni edilizio. I dati del CRESME dicono chiaramente che, a fronte di 11.000 euro circa che un ente locale spende per dotare di servizi essenziale un edificio regolarmente costruito, nei confronti di un immobile sanato, quindi un immobile condonato, e il comune ne deve spendere più del doppio. L'attesa del condono edilizio ha poi fatto sì che un sacco di gente, avendo capito che non sarebbe mai stata punita, ogni volta che c'era l'avvisaglia di un condono edilizio si precipitava a costruire infischiandosene di tutte le regole. C'erano ditte specializzate sul Vesuvio che si vantavano di riuscire ad arrivare al tetto in 36 ore. Tutti i condoni che sono stati fatti sono stati sempre accompagnati dalla promessa ipocrita che poi ci sarebbe stata severità. Giustamente gli italiani non ci hanno creduto. Ma la cosa grave è che buona parte del territorio nazionale si trova in aree a rischio idrogeologico e gli immobili abusivi non fanno eccezione. E c'è un'economia in nero formidabile, sono decine di miliardi di euro che talvolta finiscono nelle casse dei clan, della malavita organizzata, e in ogni caso producono evasione. E soprattutto, la normativa nazionale è stata capace di inventarsi altri tipi di condono che ad oggi si chiamano, il più recente Sblocca Italia, però anche il piano casa del 2009 non ha fatto eccezioni. Lo Sblocca Italia che abbiamo approvato non prevede nel campo dell'edilizia un metro quadro in più. Bisogna invece produrre delle leggi che facciano capire che il consumo di territorio, anche al di là dell'abusivismo, è un problema per il Paese. A questo stiamo lavorando alla Camera, fra Commissione Ambiente e Territorio e Commissione Agricoltura. Chiediamo al Governo un impegno affinché riproponga al Consiglio d'Europa l'adozione di una direttiva sulla salvaguardia del suolo. Ne abbiamo già due in vigore, una sulla qualità dell'aria e un'altra sulla qualità dell'acqua, e manca quella sul suolo, un procedimento che era stato avviato nel 2006 e che nel maggio scorso è stato interrotto per mancanza di voto unanime in Consiglio.